Buongiorno amici da me, dal mio salsicciotto, da Vito, da Nicolò che sta giocando con il tablet a disegnare gli animali. Sono le 8:32 e stiamo partendo adesso da Taranto. Difatti siamo adesso sul ponte girevole. Eccolo qua. Siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia. Castello. Siamo arrivati da circa una mezz'oretta a Riccione, adesso vi faccio il room tour perché, allora, dato che è la prima volta che proviamo questo albergo, però, allora, su internet ci aveva ispirato tanto, però quando siamo arrivati effettivamente è ancora meglio di internet, poi ve lo riprenderò anche giù perché giù è spettacolare. Quando si entra in mezzo c'è una fontana con, guardate questo, guarda, no, ehi, c'è sotto la gente, no, così. Allora, questa è l'entrata. Hop. Qui c'è uno specchio, là c'è Nicolò che strilla a letto. Questo è il logo dell'albergo perché è Vagabond, l'albergo si chiama Vagabond. Questa è la nostra stanza con il letto, questa è una tripla, il letto matrimoniale e il letto singolo per questo bimbo qua che secondo voi ci dormirà lì sopra. Amore, non urlare per cortesia. Poi qua c'è il guardaroba fatto così con la cassaforte, già le scarpe del papà e del bambino, la TV che si collega direttamente a Netflix. Qui abbiamo macchinetta del caffè e bollitore perché loro ti danno sia le cialde del caffè che del tè. Sinceramente non so cosa c'è qua dentro. Prova, apri tu, amore. Papà, letto. Papà, letto e russa. Fammi vedere. Sì, ci sono le cialde con i bicchieri. Ah, ecco, le cialde con i bicchieri. C'era scritto sul sito. Vedete? C'è l'hashtag Vagabond Hotel, Travel is my best therapy, e poi c'è la terrazza, qui, che Nicolò ha chiuso. Qua siamo praticamente, adesso vi faccio vedere, sì, siamo attaccati al centro, e lì, non so se lo vedete, c'è il mare. Viale Ceccarini è lì così, è molto molto vicino, siamo proprio in una zona molto 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 turistica, cioè più turistica di Riccione, diciamo che è un po' difficile trovare un posto ancora più turistico, ma vi faccio vedere il pezzo forte che non sono quei due qua, il bagno. Io, allora, questo qua è il lavabo con lo specchio. E poi questa è la doccia, guardate che bella. Io ho cercato tanto un albergo che in pratica avesse la doccia presentabile, perché l'anno scorso avevamo preso un albergo, una suite, che però una volta che siamo entrati sembrava praticamente una casa degli anni 70. Invece questo devo dire che è davvero davvero bello, e soprattutto oggi è il 20 di agosto, quindi aver trovato posto il 20 di agosto è veramente una fortuna. Difatti c'è posto solo per stasera. Stiamo mangiando le caramelle perché qui in via Dante a Riccione c'è un posto che noi siamo venuti anche l'anno scorso, perché anche l'anno scorso ci siamo fermati a Riccione, che come che si chiama? Il Pirata? Comunque è bellissimo, ha tutte le botti, magari vi lascio degli spezzoni che avevo messo su Instagram, e sopra le botti ha tutte le caramelle
e dentro è in stile pirata, no? Adesso ci stiamo facendo appunto la passeggiatina in via Dante, viale Ceccarini, a quest'ora, che sono le 5 e un quarto, che comunque sta scendendo il sole, che è un orario, diciamo, strategico, perché la gente è ancora giù in spiaggia. Perché qui, in questa via qua, che voi adesso vedete abbastanza libera, stasera non si cammina. Difatti l'anno scorso avevamo fatto una fatica, e difatti ci ha detto il ragazzo delle caramelle che la sera lui è costretto a stare sulla porta a far entrare tipo 2-3 persone alla volta, a vedere se si igienizzano le mani, eh? Siamo Arezzone. Perché è il caos. E quindi questo è l'orario perfetto, e visto che avevo ragione a scendere a quest'ora, adesso andiamo in viale Ceccarini a fare un giretto. Occhio. Andiamo a vedere se ci sono le giostrine per Nicolò, che gli facciamo fare un giretto anche a lui, che gliel'ho promesso. Poi mi sa che salta la piadina. Mangialo, coccodrillo, amore. Mi sa che salta la piadina, perché dato che oggi abbiamo mangiato focaccia, pizza e queste cose qua, stasera mi sa che ce ne andiamo al ristorante. Ma guardate un po' dov'è Nicolò. Sta suonando il clacson. Ci sta facendo fare tutto il giro di questi giochi. Fortuna, perché adesso sono le 7 e non c'è nessuno. Alle 9 qui ci sarà la coda, secondo me. Comunque, noi abbiamo fatto un giro prima in viale Ceccarini. Io tengo gli occhiali perché, guardate, mi sono dimenticata il mascara nella valigia grande, quindi non mi sono messa il mascara. Comunque, quando vi ho fatto la storia prima, lui poi si è addormentato nel passeggino, l'abbiamo appena svegliato. Adesso tra un po' andiamo a cena, tra un'oretta più o meno, 45 minuti, e poi speriamo che si addormenti abbastanza velocemente, avendo dormito comunque un'oretta abbondante. Buongiorno. Chiama l'ascensore, chiama. Ah, è già qua, vedi? Cos'è? Zero. Guarda. Guarda. Giù, 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 giù. Stiamo scendendo a fare la colazione. Sono proprio curiosa di vedere la colazione, perché in teoria dovrebbe esserci una pasticcera che prepara le cose al momento. Quanto sei felice tu da 1 a 10? 11. Lo sappiamo. Quindi adesso andiamo a vedere. Buongiorno. Ah, ieri poi qua sotto non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere adesso, intanto che non c'è nessuno. Vedete, questa è l'entrata. Guardate che carino. E poi adesso, vabbè, la sala dove si mangia non ve la faccio vedere perché c'è la gente. Avevo fatto dei video ieri su Instagram. Questo è il salottino di qua col pianoforte, che poi c'è anche il lato esterno qua, e poi c'è la sala appunto dove si fa la colazione, che c'è Vito che mi aspetta là in fondo. Buongiorno. Oh, guardate quante cose, ma soprattutto guardate i tavoli. Adoro, ho ripreso quelli perché la nostra colazione è iniziata. Guardate, dico sinceramente, era già anche finita. Il bambino si sta mangiando la brioche. Io mi sono presa un mini muffin, menta e cocco, un plum cake allo yogurt e una torta che all'interno ha cioccolato, menta e al kermes. La cosa bella è che si può scegliere senza lattosio, senza glutine,
tutta la roba è fatta in casa, non so se lo dicevo qua o lo dicevo su Instagram, tipo i biscotti del bambino sono stati fatti questa mattina. La qualità è ottima, io sto mangiando un pezzo di pane alle noci integrale che hanno fatto loro con del petto di pollo e un pezzo di formaggio, è buonissimo, mamma mia, cioè si sente che non è pane confezionato. Ciao amiche, buongiorno amiche e amici, oggi è sabato 21 novembre, ieri non ho fatto nessuna storia perché poi ieri mattina alle 10 siamo partiti da Riccione, abbiamo trovato un po' di traffico, siamo arrivati a casa, ho iniziato a rassettare tutto, svuotare valigie, fare lavatrici, insomma un po' di tutto. Difatti le lavatrici le ho praticamente quasi finite, ne ho ancora una della roba che c'era giù. Vito sta preparando, stasera fai la pizza? Sta preparando la pizza per stasera, Nicolò è là che sta guardando Rio e io invece ho appena finito di stirare tutta la roba del bambino, adesso passo alla roba nostra, cioè guardate. Ho già fatto tipo, non sto scherzando, qualcosa come 10-11 lavatrici. Guardate che cosa ho ancora qua fuori. Una di qua, ma soprattutto ne ho una anche di... Ma ho la bocca sporca, no? Perché non ho mangiato niente, quindi come faccio a avere la roba sporca? Questo è il letto in queste condizioni, questa è roba che devo stirare. Questi sono i pupazzi di Nicolò che ho già lavato anche loro perché... hanno fatto il viaggio con noi, poi sono stati in terra, insomma, un po' di cose. E di qui, guardate, un altro stand di biancheria pieno. Là ci sono i giochi del bambino che ho buttato fuori dalla sala perché stavo pulendo. Devo venire a pulire anche i terrazzi. E guardate un po', ho comprato i pomodori per fare la passata in casa. Quindi adesso vado avanti a stirare, volevo solo salutarvi per chiudere il vlog così poi lo carico e domani penso che ce ne andremo in piscina e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Grazie per aver guardato questo video, ricordati di aprire la tua finestra che ti arriva il mio bacino. Ciao!